Non ci sono più scuse, il PNRR è un pilastro del nostro futuro. Il governo lo sa bene e sta facendo di tutto per mettere a terra le opere previste. E su questo binario si va a innestare il nuovo codice degli appalti varato dal ministro Salvini, che dovrebbe nei prossimi anni agevolare le opere pubbliche e quindi rimettere in moto le infrastrutture e soprattutto l'occupazione. Ebbene, la sinistra ha avuto da che ridire anche su questa mossa del ministro Salvini. Una polemica del tutto pretestuosa per criticare le iniziative di questo esecutivo. Ebbene, se andiamo a vedere le critiche che sono state fatte al ministro Salvini, tutte corrispondono a una sola frase. Il nuovo codice degli appalti è in favore alle mafie, per ridurre ovviamente tutti gli attacchi che ha ricevuto il ministro in questi giorni. Ebbene, siamo proprio sicuri che le cose stanno così? Bene, perché a guardare, diciamo, le segnalazioni della Guardia di Finanza, ma anche delle procure degli ultimi anni, abbiamo riscontrato che in realtà il vero favore alle mafie è stato fatto grazie al super bonus 110% che tanto piace all'ex premier Giuseppe Conte e anche a una buona parte della sinistra. Ecco, il governo si sta impegnando a ridurre ovviamente il flusso di cassa verso il super bonus e magari riuscirà anche a tagliare gli affari che la malavita ha fatto negli ultimi anni. Noi abbiamo raccolto tutte le segnalazioni sul super bonus fatte dall'antimafia ma anche dalla Guardia di Finanza per rispondere alla sinistra e trovate tutto in un link qui sotto.